momento migliore per vedere una mostra è la mattina dopo l'inaugurazione. E allora, eccomi in via Gian Giacomo Bola. Mi avvio verso la libreria Azzalà. Il marciapiede è strettissimo, bisogna stare attenti, perché gli automobilisti milanesi non sono certamente gentili, anzi, ecco qua, questa è la libreria Azzalà. Ecco la scala, scendiamo. La scala che porta allo spazio sottostante dove sono esposte le foto di Fred. Eccole qua. Ecco lo spazio. Facciamo un rapido giro. Si sentono ancora le voci e le presenze dei visitatori. Se state in silenzio le sentite anche voi. Ma tutto più quieto, si può osservare tranquillamente senza essere disturbati, senza dover intrattenere, parlare, anche se è stata molto piacevole ieri sera, abbiamo incontrato molte persone, abbiamo avuto molti visitatori. Ora vi conduco nel luogo più nascosto, ecco, due gradini. Il posto migliore per Fred. Mi sono seduto su un piccolo divanetto in un angolo e osservo le foto esposte. Le luci, la volta. Donna con bambino. Un'altra donna con bambino.
ufficiale in pensione della rivoluzione messicana. Meglio di così. E poi, in questo silenzio magnifico, la scala per tornare nella caotica Milano e poter dire ancora una volta: Milano c'è, basta cercarla.